Sembro una madre che sta andando a fare la spesa, ma è solamente la mia spuntinata proteica. Oggi nuova esplorazione, tra poco vi dico dove ci stiamo dirigendo. Amici, sono davvero contento di comunicarvi che per l'ennesima volta siamo riusciti a trovare una struttura abbandonata che non abbiamo mai visitato prima. Questa volta andremo infatti ad esplorare un outlet village completamente abbandonato, tra l'altro di recente costruzione. Qualche dettaglio in più relativo alla sua storia e relativo al suo recente fallimento ve lo dirò quando salirà in macchina la persona più tamarra della Lombardia. Dirigiamoci immediatamente verso casa sua. Ciao Ricciardo. Guarda là che occhialata tamarra. Sai che mi sono svegliato da poco, mi hai sfondato i timpani. Ah, da poco, sono le 11. Sono le 11. Oh dada. Dimmi. Oggi è la svolta. Perché? Ho trovato un posto. Sì. Da visitare che non abbiamo ancora mai visto. Ovvero un outlet village abbandonato. Ma hai presente quelli che sembrano una piccola città? Sì, tipo. Tipo Palmanova. Esatto. Palmanova. O Scalo Milano. O Scalo Milano. Così all'aperto. Esatto. Completamente abbandonato, tra l'altro recentissimo, nel senso che è aperto nel 2017. Eh? E ha chiuso nel 2021. Peccato. Che peccato, uno spreco assoluto di soldi. Infatti, questo posto qui, anche a livello di recensioni, era già recensito. Sito male quando era aperto, quei pochi anni che è rimasto aperto, perché dicevano che non ha mai spiccato il volo, nel senso avevano promesso 75 negozi, è grande, eh? La gente andava lì e ce n'erano dai 10 ai 15 aperti, tutto il resto sempre chiuso, finché poi hanno chiuso e hanno fallito perché non ci stavano dietro con i costi. Infatti tutti si lamentavano dei soldi che sono stati spesi per sta roba, avevano promesso uno dei più grandi outlet village del nord Italia, possiamo dirlo perché tanto l'ho trovato su Google, si trova in Veneto. Zona Rovigo praticamente, ed è proprio sulla strada, si vede sta roba abbandonata sulla strada ed andiamo a vedere che cosa è rimasto. Ci dovrebbero essere qualcosa di qualche negozio rimasto lì, comunque è bello grande da girare. Teoricamente era stato preso in mano da dei canadesi che dovevano acquistare sta cosa per, diciamo, cercare di rispingerla in qualche modo a livello economico. Ricordo. Esatto, poi non è successo nulla. Adesso le speranze sono che prendano questa cosa e la convertano in un centro per anziani, cosa che in realtà ancora non è avvenuta. La struttura è chiusa dal 2021, quindi 2 anni ormai. Ok. Però figo, no? Certo, mai vista una cosa così. Mai vista. Ragazzi, buona esplorazione a noi. Sicuramente qualcuno di voi conoscerà questo posto. Scrivete delle curiosità, delle informazioni in più che magari non abbiamo detto qui sotto nei commenti. Ci vediamo direttamente lì perché abbiamo due orette e un quarto di strada. Mancano 18 minuti e Dada ha detto che spera di trovare un poké aperto. Là dentro perché ha fame. L'unico negozio rimasto aperto. Ok. Amici, abbiamo parcheggiato qui e il posto è esattamente lì. Ma la cosa più impressionante è che già da fuori si vede che comunque è una struttura nuova. Chiunque può entrare perché comunque non è che l'hanno chiusa, diciamo. Dada, come definiresti questo cittadino? Questo abbandono. Praticamente è veramente una cittadina abbandonata. Prima volta. Sì, però cazzo, dà un po' fastidio vedere sta cosa. Dà un po' fastidio. Quanti soldi saranno stati spesi per sta roba? Circa 4-5 mila euro. Sì, tranquillo. Adesso entriamo, ragazzi. Dai. Speriamo di trovare. Hai presente quei film dove Io sono leggenda che succedono le apocalissi? Qui comunque ci abita qualcuno, sicuro. Noi col culo che abitiamo. Col culo che abbiamo ci lanciano qualcosa di dietro oggi. Guarda, lì c'è già una roba aperta. Lì c'è già una porta aperta. Questo era tutto il parcheggio dell'auto. Guarda che bella strada che aveva anche così. Ma era anche grande, eh? Sì, era bello grande. Sì, comunque stile proprio quello delle nostre zone di Palmanova. Sì, ma ce ne sono un po' sparsi per l'Italia, fatti così, eh. Scalo Milano, avevo già detto. Scalo Milano, sì. Vabbè, entriamo a caso. Guarda, 77-78 locali. Sì, guarda gli ipotetici 78 locali, quanti ce l'hanno appunto aperti. 2, cazzo, è vero. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Questi sono gli unici, diciamo, che alla fine probabilmente erano aperti. 18 su 78. Tutti vuoti. Sì. Assurdo. È ovvio che è fallita sta cosa. Alcuni spazi saranno proprio... Vedi, questo è proprio... Vedi? Vengono qua. Sì, a drogarsi, a fumare, a fare. Guardate qua, ragazzi. Vino, liquore. Magari sono venuti semplicemente dei ragazzi, non lo so. Ma anche perché, comunque, guarda che belli spazi che erano. Comunque tutto vuoto. Questo però lo stavano ancora facendo. Era ancora in costruzione. Sì, in costruzione. Vediamo. Perché non siamo venuti a me fare un no in un negozio qua? Perché visto come è andato a finire, è meglio così. Guarda, hanno spaccato tutto per vedere se ci fosse qualcosa. Questo era proprio il retro del negozio. Del negozio. Sì. E qua il bagno.
completamente distrutto. Sì, vediamo se troviamo. Sarà qualcosa che è rimasto. Beh, dentro, uno di quei 18. Sì, esatto. Questo era uno di quelli vuoti. Sì, questo era uno di quelli vuoti. Qua hanno anche festeggiato, non so che cosa. Andiamo avanti. Oh, data, fa impressione veramente vedere tutto così. Sembra che siano scomparsi tutti. È vero. Guarda che roba. Ovviamente quelli vuoti li passiamo. Cioè, nel senso, è inutile farvi vedere degli spazi vuoti. Ma scusa, ma mentre gli altri erano aperti, questi erano così? E la gente li vedeva chiusi così? Eh sì, ma questo è, secondo me... È proprio una brutta presentazione per le persone che vengono così. Sì. No. Questo, secondo me, era il locale finito. Pronto finito. A essere preso da chi voleva, esatto, darselo, esatto, come voleva. Anche questo qua, vuoto. Il numero 49, penso. Sì, sì, tutto vuoto. Vediamo. Sono tanti vuoti. Sono tutti. Tutti vuoti. Quasi tutti vuoti. Speriamo di quelli... Sì, dai, qualcosa ho visto che ci dovrebbe essere. No, quelli usati che non l'abbiano smantellati. Sì, capito. Qualcosa avranno smantellato sicuro. Il fatto è che io vedo un altro piano, dadda. Boh, dopo vediamo. È anche tutto carino colorato così. Sì. È assurdo. Qui c'è un pisello. Ecco, questo sì. Sì. Ah, sì? Meraviglie dello stato di Chu. Questo è un negozio cinese, quindi. Ah, no, ha fatto solo fuori, poi dentro hanno detto no, aspetta. Ah, non l'hanno neanche fatto dentro. Scusa. Vediamo qua cosa c'è. Occhio lì che hai sentito una voce. Stai zitto, voce. Qua è proprio il retro. Non si vede nulla, ma sono dei bagni. Nulla di che, insomma. Guarda che le persone si lamentano che non fai più quello che devi fare quando entri in questi posti così rimbombanti. Ah! Ma avendo il microfono non si sente. Sì, sì, si sente, vai. Questo era buono. Questo era vero, buono. Da un po' che non lo facevo, Alcuni lo scrivevano nei commenti. Scusate, ragazzi. Ma quello è già, c'è già dentro qualcosa. Sì, anche questo qua rosso, speriamo. Questo, boh, c'era qualcosa, ma l'hanno... Guarda, musica questo. Forse era un'esposizione, qualcosa. Quello sì, sarebbe un ipotetico quadro in casa mia. Esatto, però l'hanno distrutto tutto. Anche questi saranno... Minchia! Andiamo avanti. Oh, questo, un altro Chu. Dai, un altro, questo deve essere aperto. Un altro bagno, un altro negozio. No, chiuso anche questo. Non è proprio finito. Cazzo, ma secondo me non è finito niente. No, no, no. Ho visto le foto io. Dovrebbe esserci qualcosa. Quindi questi erano in procinto di aprire e guardate in che condizioni sono. Tutti cinesi, tra l'altro, sti negozi. Questo? Sì, questo è, questo c'è qualcosa, ho visto. Un bar. Questo è il bar, bravo. Sembra. Vediamo se ci fanno un caffè. Ma ha smantellato anche qui tutto. Eh sì, hanno tolto. Porta via tutto qua. Questo era proprio Outlet Village Caffè. Qui sono sicuro che ci fosse. Dici, no, sai che non mi sembra nemmeno finito questo? Non sono così sicuro, eh. Boh, forse è aperto, c'era scritto. Sì, magari hanno portato via bancone tutto. Sì, hanno portato via la roba. Qua era sempre il retro. Però non è, boh, non lo so. Vabbè, andiamo avanti intanto. Questi che sono chiusi, questi sono proprio chiusi. Oh, ma nessuno è finito, ma che cazzo vuol dire? Ma perché hanno messo il loro marchio fuori, scusa? Si vede che è fallito in quel momento. Perché ragazzi, non, se sapete quando qualcosa, è quando è finito questo posto? 2021. E è aperto? 2017, 4 anni è durato. Guarda qua, il fiume azzurro. Sì, ma si aprivano queste cose, porco Dio, credo, il fiume azzurro. Ma poi che cos'è il fiume azzurro? Ma vedi, sono tutte esposizioni. Ma guarda, non lo so cosa sia. Guarda, sono tutte, questa è roba della Cina sempre. Quando è che andiamo in sta zona? In vacanza però, non a far video. India e Nepal, no a far video. Far video? Io voglio andare qua, in Kirghizistan. Potevamo vedere il numero corrispondente ai negozi, così stavamo meno. Vuoto anche questo. Qua ci saranno solo i bagni. Comunque i vandali sono già ben che arrivati qua, eh. Guarda, cosa hanno fatto qua? Hanno preso le robe che gli servivano. Eh sì. Da sopra. Questi erano proprio degli spogliatoi. Sembra quasi una piscina. Questo è quello femminile. Madonna, guarda che devasto. Come qua hanno solo distrutto e basta. Sì. Proseguiamo. Dai, là vedo delle marche. Sarà qualcosa là. Delle? Vedi che sono... Sì. Questi erano in procinto di aprire probabilmente. Perché sono tutti così. Anzi, questi proprio niente. Qua hanno spaccato addirittura il vetro, guardate. Penso che siano tutti così questi, dadda, eh. Ma dove sono quelli buoni? Qua, guarda. Ah, Gustavo. Gustavo. Gustavo Lima. Cecce, te ricordi quella? Sì, pensa quanto ha fatturato con quella canzone. Io ho i diritti su quella canzone. Gustavo, che cos'è, scusa? È sempre un bar, eh? Ma perché sembra tutto non finito? Ah no, ma qui questo sicuramente anche all'aperto, ma hanno portato via tutto. Ma scusa, è fallito e si sono preoccupati comunque di togliere tutto? Certo. Cazzo. Guarda qua, hanno devastato questa porta immensa. Sai che mi sa che non troviamo niente? Mercedes-Benz, next opening. Chissà quando aprirà. Poi non capiamo, ci sono dei piani, ma non ci credo, lì hanno scritto chiuso per ferie. Questo è il catenaccio, dadda. Hanno tolto tutto anche qua. Questo era aperto, secondo me. Bello Total Black questo. Sì, saldi, guarda, abiti da 99, giacche da 69. Vediamo questo. Ah, questo già, vedi che c'era tutta la roba esposta. Mm-mm. Cazzo. Che negozio era questo? Ah, è un outlet. Sono rimaste delle scatole di scarpe, robe così. Mamma mia, qua si sono impegnati a devastare qualsiasi cosa. Guarda anche qua. Spaccato tutto.
Ma dov'è che esce qua? No, è chiuso. Vai in quello lì, Marina Militare. Dov'è? Ah sì. Vediamo cosa ci può essere, lì speriamo. Questo è il negozio della Marina Militare. Però ovviamente essendo fallito si sono portati via tutto, capito? Sì, sì. Cioè... Qua intanto questo olivo è l'unica cosa che continua a crescere qua. Portiamocelo a casa questo. Bello quello. Sì. Questo ragazzi, guardate. Marina Militare. Guarda qua, dadà. Qua è rimasto qualcosina. Queste erano sicuramente l'esposizione nel negozio. Vero? Sì. Ma qua vendono abiti militari, tipo? Sì, abiti o comunque penso... Vestiti così. Guarda chiodo. Tu dovresti poi mettere un chiodo militare. Ad esempio, sta gazzetta sarà recentissima. Aprile 2022, sta gazzetta. Vedi, guardate quanti appendini qua. Questo è il retro del negozio. Che sbucava dall'altra parte. Guarda qua. Come? Compri tre, paghi uno. Fuori tutto. Si vede che gli ultimi giorni ha messo via la merce. Sì, ovvio. Questo però era un altro negozio, mi sa, eh? Sì, era diviso in due, forse. Sì, Malilla, era diviso in due. Magilla. Magilla, sembra. Magilla. Devastato tutto anche qua, purtroppo. Vabbè, continuiamo. Vediamo se troviamo qualcos'altro. Ragazzi, scusate, ma comunque i negozi pensavamo di trovare qualcosa in più. Però in realtà hanno tolto quasi tutto. Prova Cotton and... Dov'è? Un coso lì a sinistra. Sì, ma comunque, cioè, immaginatelo aperto, sto posto. Uno lì, uno là, tutto il resto era vuoto. Che cazzo era? Mettevano ste cose per... Per non far vedere dentro. Sì, con i negozi vuoti. Sì, sicuro. Sicuro. È pieno, guarda, infatti. Sì, è pieno di quelle cose lì proprio per coprire e non far vedere che non c'è niente di... Vuoto anche questo, eh? Questo è neanche finito. Niente. Aspetta, guardiamo la mappa, scusa. Sì. Così stiamo prima. Marina l'abbiamo fatto. Gustavo anche. Hotel Village Cafe anche. Stilgrand non so che cazzo sia. Qua c'era Cotton, un po' di roba. Cotton Sigil è questo? Sì. Esatto. Marina Militare fatto. Ce n'erano due di Marina Militare allora. Sì, 20-21 tra l'altro sono vicini quindi. Sì. Ci manca le ceramiche di Caltagirone ma che l'avranno tolto è questo. Dal 63 al 78 c'è un po' di roba. Questo era un altro negozio che c'era qui. Lucia, Gioie e Gioielli. Però anche qui tolto tutto. Vediamo. È rimasta solo questa cosa. A testimoniare la presenza di questo negozio. Che schifo comunque vedere un posto del genere così. Niente, qua c'è il retro. Hanno lasciato delle bottiglie d'acqua. Però cioè, anche questo non è che è finito, eh. Guarda com'è. Questo era il retro del negozio, sì. Però c'è una bottiglia lì di qualcuno, una birra. Che vergogna. Vero? Erano questi, dadda, o dovevo continuare? Sì, continuiamo di qua. Eh no, ma questi sono tutti così, eh. Ma sono tutti quelli centrali che cioè, facciamo proprio il giro. No, ma era, davano dall'altra parte. Questo era l'ultimo che dava all'angolo, mi sa. Ok, qui non ce n'è più. No. Lì ci vedo una roba. Ce n'è uno, sì, vediamo lì. Mega Vision. Ah, Mega Vision. Cos'è? D&G, Guess, sì. Timberland. Aveva un po' di tutto questo. Guarda sulle marche. È sempre un outlet questo, proprio. Sì. Givenchy, Guess, Timberland, Boss, Birkenberg, Luxottica, Gucci. Ma questo aveva un po' di roba. Persol, Diesel. Sting, Lozza, Diesel. Sì. Ah, ma Optic Store, quindi era occhiali. Ah, ok. Eh sì. Guardate cos'è rimasto di questo. Nulla. Questo almeno però l'avevano dipinto. Non è rimasto niente. Davanti c'è Taylor Store. Taylor Store? Cos'è Taylor Store? Taylor Swift. Guarda questo. Questo è rimasto qualcosa, dadda. Ste robe di esposizione. Cazzo, questo è un negozio. Questo è un negozio. È un negozio pronto all'uso. Ti immagini che siamo chiusi? Questo è un negozio pronto all'uso, ragazzi. Se volete venire a esporre le vostre cose qua, basta che date una pulita. Qua c'è il camerino. Già pronto anche questo. Eh sì. E qua sempre... il retro, come in ogni negozio che abbiamo visto. Questo qui era il più grande in assoluto, dadda. Ma c'era roba, dei, qua. I giochi dei bambini, questo. Eh sì. Ah, bravo, questo era quello dei giochi. Aggiungi l'altra. Datti una svegliata. Tu datti una svegliata. Porco Dio. Ma questo era immenso. Sì, avevo letto un Toys qualcosa. Sì, Toys qualcosa. Infatti, vedi, c'è roba della Disney comunque. C'è qualche gioco per i bambini lasciato qua. Questo era proprio un bel negozio, bello grande. Sai poi quanto pagavano d'affitto per stare in un outlet del genere? Boh. Non so quanto passano. Guarda qui, roba delle Barbie lasciata qua. Qua al retro del negozio. Vediamo se ha lasciato qualcosa. Distrutto tutto anche qua. Andiamo. Bancali e robe sono rimaste. Andiamo avanti? Sì, vedo. Davanti ci dovrebbe essere una fontana. Mm. Che una volta era attiva. Poi ovviamente metterò anche le immagini di contrapposizione tra adesso e quando era in funzione. Perché ci sono. Così vedrete ancora meglio il prima e il dopo. Qua era tutta la fontana attiva. Ho visto delle immagini dove c'erano proprio i getti d'acqua. Giganti. Sì. Guarda che roba qua, dadda. Era gigante, sì. Eh? E quella era l'entrata principale? Sì, esatto. Adesso la vediamo. Però questa era tutta una fontana con i getti attivi, anche belli alti getti. Che degrado in 4 anni comunque. E questa era sembra l'entrata, tipo. No, secondo me no, sai?
uffici? Ah, sì, welcome area. Ah, è welcome area. Forse la reception. Sì, management suite, vedi, tipo uffici, qualcosa del genere. Merda. Ah, guarda qua, qua c'è roba. Mi sa che è sempre chiuso anche qua, sai? Sì. C'è la porta aperta dall'altra parte. Andiamo okay. Un'occhiata. Tanto è qua dietro, penso. Sì. No, chiuso. Non è qua, cazzo. Naggio, dobbiamo fare tutto il giro. Stiamo facendo il giro per cercare di entrare in quegli uffici. E qua ci sono altri spazi immensi completamente lasciati a se stessi. Abbiamo trovato il retro di questo negozio con questa apertura che hanno aperto per controllare, immagino, se ci fosse qualcosa. C'è un'altra porta qua, Dadda, eh? Vedo sia aperta, però. Sì. Pieno di documenti, di cose qua. Guardate come hanno bucato per venire. Sono tutti retti dei negozi questi, con tutta la roba. Vedete, anche lì ci sono le scatole. Qua un'altra piantina del centro. Vediamo se è aperta sta roba. Sì, Dadda. Oh. Siamo esattamente lì. Vieni pure. Cioè, passami lo zaino. Stai svelto. Falso e ipocrita. Andiamo di qua intanto. Oh, avevano messo questo per bloccarla. Vediamo qua. Sì, questi dovrebbero essere gli uffici. Speriamo che si riesca ad entrare. Cazzo, ho preso un colpo, era il vento. Dovrebbe essere un'entrata da qualche parte. Eccoci qua. Sento rumori. Questo non so che cazzo sia. Tipo una sorta di reception. Lasciata anche questa così, però non c'è nulla. Oh! Adà! Sei te, eh? Sei te che hai urlato? Sì. Si è chiusa la porta adesso. Come si è chiusa? Non si può più rientrare, volevi venire qua a tutti i costi, adesso siamo bloccati qua dentro. Immagini che siamo bloccati qua dentro? No, avevo già guardato, non si. Sì, vabbè, ci sarà un altro punto d'uscita, dai. Questo qua è vuoto, totalmente vuoto. Non era questo, infatti. Eccola, questa è la stanza che cercavamo. Ti aspetto, eh? Sì. Anche questo era un outlet, tipo. Guardate qua, sono rimaste delle scarpe. Guarda se si apre la porta da dentro, a spinta, perché sennò qua siamo bloccati. Sì. In teoria, quella questo lì in mezzo. Questo tavolo avevamo visto, però non c'è assolutamente niente. Attrezzi e cose lasciate qui. Questo immagino sia un bagno. Sì, anche questo è un bagno. Sì, Dadda, si apre. Perfetto, allora vengo anch'io. Sono ragazzi, ragazzi in bici. Magari parli da paese a paese. Sì, tranquillo, che è arrivato sto ragazzo da qua. Adesso ci seguirà, so già che ci seguirà. Vabbè, che ci segue. Probabilmente è un ragazzo che vive qua, in qualche retro di qualche negozio, non so. È strano comunque che in bicicletta. Ma magari è passato qui per tagliare il paese. Ma che tagliare il paese? Dietro non c'è niente, smettila. Che te l'ha detto? Sì. No, io avevo visto che alcune persone erano state qui e avevano beccato da altra gente. Ah. Perché comunque sarà frequentato, non so, magari senza tetto, non lo so. Guardate qui quanti fogli ci sono del bar, lasciati qua. Ho provato a vedere se c'è. Ecco, non ci credo. Questa è proprio la macchinetta per prelevare. Guarda, l'hanno proprio sfondata. Era questa. Ragazzi, se non avete mai visto un bancomat, come è fatto dentro, è così. Io penso che sia la prima volta che lo vedo, vero? Mai visto. Questo è il retro dello schermo, qua metti la carta. Neanch'io ho mai visto. Eh? Prima volta, vero? E da lì escono i soldi. Sotto. Da qua? Sportellino, sotto. Lo vedi? Ah, qua, vero? Sì. Esatto, questo è lo sportellino. Hanno sfondato anche l'altro, perché ce n'era un altro dall'altra parte. Al di là del fatto che sia fallito troppo precocemente sto posto, ma mi sembra normale che le persone vengano qua a lanciare queste pietre. Cioè, che gusto, cioè, guardate qua com'è. Qua hanno proprio devastato qualsiasi cosa. Non abbiamo trovato nessuna scala che ci portasse al piano superiore, ma immaginiamo che sia vuoto. Dato che per terra è vuoto, figuriamoci su, non ci sarà niente. Ragazzi, mentre facevamo volare il drone è passato un altro ragazzo in monopattino stavolta e ha guardato i nostri zaini, però boh. Adesso è arrivata un'altra persona laggiù in fondo, in scooter, non so perché vengano qui. O c'è un giro di spaccio qui, non lo sappiamo. Cazzo vengono a fare qua? Poi sono persone grandi, non sono persone a caso. Con l'outlet village alle nostre spalle, ragazzi, quello che rimane di questo outlet village, concludiamo qui questo video. Purtroppo i negozi, come avete visto, erano tutti vuoti. Hanno smantellato quel poco rimanente, ma da quello che abbiamo notato ce n'erano veramente 4-5 aperti. Non ha senso sta cosa. Che peccato sta zona, ma cosa, peccato, hanno, ma cosa hanno intenzione di fare? Una cosa per anziani. Come cosa per anziani? Te l'ho già detto anche prima e come sempre non hai ascoltato. Cioè ogni volta... Mi hai detto che non era sicuro, che non sapevi, che non avevo... No, dovrebbero fare un centro accoglienza per anziani, però butteranno giù tutto, immagino. No. Lasciano, dici? Sì, a posto che si perdono gli anziani su questo labirinto. Ogni negozio è una camera.
Sì, appunto. Comunque fa strano esserci dentro, vero? Camminare, sembra proprio una piccola cittadina. Sì, più che altro ha avuto veramente vita breve. Vita brevissima, 4 sì. anni, ma... Secondo me, avendo aperto nel 2017, ammazzata gli ha tirata il Covid. Nel 2019 esatto. era? Sì, 2019-20, sì. Per me è quello. Sì, sì, sicuro, avrà avuto proprio il colpo di grazia con il Covid. Sicuramente qualcuno di voi, ragazzi, è della zona, quindi conoscerà meglio come c'è sono stato. Andate le cose, esatto. Cioè, magari qualcuno c'è stato. Infatti. Vabbè, ragazzi, grazie di cuore comunque per aver visto l'esplorazione. Daniele, grazie a te grazie per a te. Essere scampati anche questa volta dagli spacciatori. Ma va. Ragazzi, ci vediamo prestissimo come sempre con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.